Buona mattinata a tutti, inizia questa seconda parte della mattinata con un convegno, con una tavola rotonda tra appunto quattro parlamentari, con Massimo De Rosa, che è il consigliere regionale di Lombardia, che è stato appunto in Parlamento e in Commissione Ambiente, che ha lavorato sul tema del consumo di suolo nella legislatura passata. Credo che eravamo tutti presenti ad ascoltare anche il Ministro dell'Ambiente, che ci ha dato un messaggio abbastanza chiaro rispetto a come intende affrontare il tema del consumo di suolo, e anche questa tavola rotonda, per quanto un punto interrogativo, ha un titolo che usa un termine abbastanza chiaro e poco equivocabile, che è arrestare il consumo di suolo. Lo dico perché faccio soltanto un appunto per tutti i presenti che ascoltano, ovviamente ne saranno tutti informati. Sono passati quasi 6 anni da quando il Paese, il ministro Mario Carania per primo, propose un testo contro il consumo di suolo. È passata una legislatura, appunto come si ricordava c'era un testo fermo al Senato che non è stato quindi approvato prima della scadenza delle legislature. Oggi si riparte con diversi testi di legge depositati da numerosi gruppi parlamentari. Io ho trovato almeno 3 termini diversi nelle presentazioni e nelle intestazioni di queste leggi. Si parla di arrestare il consumo di suolo, di ridurre il consumo di suolo, di contenere il consumo di suolo. Qual è la strada appunto che intendiamo prendere, che intende prendere il Paese ed il Parlamento? Io sentirei, se possibile, non so, l'ordine che qui è indicato, o forse faccio parlare prima, è meglio? Ok, allora, siccome l'onorevole Braga e l'onorevole Moroni sono attesi in aula per un voto tra poco, quindi stanno con noi, se sentono un attimo per quando ritornano intervengo. Quindi allora inviterei per primo Massimo De Rosa, esponente del Movimento 5 Stelle, intervenire. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito a questa tavola rotonda. Ho seguito per 5 anni la questione del consumo di suolo, la legge travagliata che abbiamo portato fino al Senato e che poi è rimasta arenata. Condivido con il Ministro che probabilmente conviene tecnicamente partire da quella proposta per poter arrivare più velocemente a calendarizzare e a discutere una legge sul consumo di suolo. Noi abbiamo depositato a prima firma Federica Daga per la Camera la proposta che arrivava dal Forum Salviamo il Paesaggio, che diciamo è l'optimum che consideriamo come punto di partenza per portare a casa una legge sul consumo di suolo, però non ci vede in maggioranza da soli, quindi che dovremo discutere con gli alleati di governo e che dovremo cercare di portare a casa per il Paese, credo. Il consumo di suolo sta ripartendo, ce l'hanno detto i dati, ce l'ha detto UNAFO con la sua ricerca, ce l'ha detto l'ISPRA. Sono colpite le aree di maggior valore, cioè le pianure, là dove possiamo produrre cibo, una problematica che avremo nei prossimi anni. Il pianeta, sapete che sta diventando sovrappopolato e la ricerca di aree fertili è in aumento. Sono le aree più di valore del nostro paese e il consumo di suolo continua, è stato detto anche dal Ministro, nelle aree a rischio di esondazione, nelle aree protette. Quindi questo ci dice che abbiamo una legislazione che non funziona in questo momento, perché appunto non andiamo solo a consumare aree di facile edificazione, ma andiamo proprio anche a non tutelare i cittadini, ma alle volte troviamo ospedali, caserme, scuole in aree non protette. Io mi chiedo chi possa aver dato l'autorizzazione di queste costruzioni, perché poi bisognerà anche arrivare un giorno a chiudere il cerchio e capire come si è arrivati a poter edificare in aree dove c'è rischio per la vita delle persone. Questo dovremmo probabilmente per affrontarlo con un'altra proposta di legge.
Abbiamo il consumo di suolo che sta aumentando anche nelle città. Io venendo adesso sono consigliere regionale di Lombardia, Milano, la mia provincia, c'è cioè, sotto gli occhi, si sono liberate delle aree verdi con gli scali ferroviari, delle aree come Piazza d'Armi, si sono rinaturalizzate negli anni e il primo pensiero per fare cassa, perché ci sono pochi fondi, perché è sempre andata così un po' dalla storia, è di cercare di valorizzarle. E come si valorizzano? Non valutando i servizi ecosistemici che queste aree stanno dando al paese, alla città, alla qualità dell'aria, alla qualità di vita, ma andando a valorizzare economicamente con la cementificazione, che è qualcosa che non possiamo più permetterci. E infatti sottolineo la questione dei servizi ecosistemici, questa ricerca è stata portata avanti. Parliamo di milioni di euro che non contabilizziamo nei costi. Io quando vado a valutare quanto mi costa un edificio, non devo andare più a valutare solamente il costo del materiale, il costo del terreno, il costo delle tasse, devo andare a vedere anche i costi negativi sanitari e i costi negativi ecologici che ricadono sul territorio, che ricadono su tutti i cittadini. E li paghiamo noi nella vita di tutti i giorni, non ce ne accorgiamo sulle varie componenti che si spargono sulla vita di tutti i giorni, sulle spese di tutti i giorni. La legge è stata sostenuta da tutti, sì, è stata sostenuta da tutti come principio, poi i contenuti erano più svariati, diciamo, dalle varie parti. Io credo che adesso non ci sia da star lì a sottolineare piccole differenze di veduta. Adesso bisogna mettersi tutti uniti a lavorare e trovare le soluzioni che possono essere condivise. Dobbiamo limitare la speculazione, dobbiamo limitare il consumo di suolo, bene. Aiutiamo anche le imprese, incentiviamo il recupero delle aree dismesse, incentiviamo la rigenerazione urbana. Diamo una mano a chi è del settore, non stiamo facendo una guerra ai costruttori, non stiamo facendo una guerra a chi lavora sul territorio nell'edilizia, stiamo facendo una guerra a chi vuole speculare sulle spalle degli italiani, mentre vogliamo aiutare chi vuole investire sul territorio per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico, per riqualificare aree delle nostre città, per recuperare le aree dismesse, per recuperare le vecchie zone industriali che giacciono nella nostra città, vengono abbandonate, ma a fianco del campo fanno magari un nuovo centro commerciale. Allora, rendiamo più economicamente vantaggioso per gli investitori, per i costruttori, andare a investire su queste aree, magari anche bonificando, per una dottrina che il ministro Costa ha a cuore, bonificando queste aree, quindi farebbe un servizio doppio per i cittadini. Perché spesso, come è stato, non abbiamo magari i fondi per riuscire a modificare tutte queste aree. Le questioni fondamentali ci sono nelle proposte di legge sul consumo di suolo, che volevo solamente elencare velocemente, sono le definizioni prendiamo da chi è tecnico e chi è del settore, che studiamo queste cose da anni. E quindi ISPRA può essere un ente di riferimento, un braccio del Ministero dell'Ambiente, che può darci queste definizioni. Pianificazione prioritaria rispetto al diritto edificatorio, e qui mi sembra che sia stato chiaro anche il ministro Costa. Quando ci sono procedimenti che sono già avviati è un conto, quando ci sono previsioni non si può pretendere un diritto. Troviamo anche qui disponibilità da parte nostra e da parte del Serenato e altri di poterci mettere a un tavolo per trovare delle fasi transitorie, per andare a capire quali possono essere le soluzioni. Però capito che la direzione è quella, non si scappa, non si può considerare ormai perso tutto quello che è stato previsto nei vari PGP e nei piani di gestione del territorio, perché altrimenti andremo già questo tanto e abbiamo perso un'altra metà del nostro territorio edificato, e questo non è accettabile oggi, ma anche la lotta ai cambiamenti climatici e le regole europee. Rigenerazione urbana con incentivazione, passa l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente, ma torniamo a trovare altri modi di finanziare i comuni. Anche qui è fondamentale dare i finanziamenti ai comuni, perché non possiamo dire non speculare sul territorio, ma non vediamo nient'altro se abbiamo tagliato tutti gli approvvigionamenti di liquidi dei comuni e non li lasciamo spendere neanche quando hanno a disposizione per il capitale da poter spendere. Troviamo delle soluzioni, ma che non siano e giochiamoci il territorio per riuscire a dare servizi ai cittadini. Il censimento degli edifici siti utilizzati, privati, pubblici, lo chiediamo alla vita, si chiede da più parti, credo che sia qualcosa di raggiungibile facilmente. Poi c'è la questione
forse vista come estrema nella legge sui soldi del Fondo Sanitario del Paesaggio, ma che di principio ritengo fondamentale. Il ruolo sociale della proprietà privata, cioè, se un capannone, se un'area industriale è abbandonata da 20 anni all'interno di una città e nessuno interviene, io do un avviso al proprietario, gli do del tempo per intervenire, dopodiché se quell'area viene lasciata lì, io gli assequestro la porta al patrimonio pubblico e la metto a disposizione della società, perché non è possibile che rimangano degli scheletri sul territorio su cui nessuno agisce. Allora, o quella proprietà ha una funzione sociale, serve a qualcosa, serve a produrre, a dare lavoro, alla residenza, altrimenti già la Costituzione, quel territorio è tutelato e va ridato alla proprietà. Ci sono delle leggi, e devo dire che anche le regioni come la Lombardia e il Veneto sono state sensibili probabilmente al consumo di suolo, perché sono state le regioni più cementificate in questi ultimi anni. Però queste leggi sul consumo di suolo devono avere delle falle, dobbiamo sistemare, perché abbiamo visto che in Veneto, dove c'è una legge per tutelare il suolo, comunque abbiamo avuto il 20% del consumo di suolo dell'anno scorso, quindi è impressionante rispetto a tutta Italia, un 20%. Quindi troviamo anche delle soluzioni che siano concrete, perché se non abbiamo il coraggio di fare quel passo in più, queste leggi diventano semplicemente delle bandierine che mettiamo sul campo ma che non ci portano a nessun risultato, e non è quello la nostra volontà. Ho letto anche di una legge appunto depositata qui alla Camera, se non sbaglio, sull'abbattimento degli edifici inutilizzati in agricoltura per più di 8 anni, più di 10 anni, e con stanziamenti da parte dello Stato per l'abbattimento, quindi recuperare il suolo all'agricoltura. Quindi credo che ci sia anche una convergenza in alcuni punti di queste leggi che dobbiamo sviluppare. E sarà mia premura, con il Ministro, con i colleghi che si sono sempre impegnati su questo settore, avere un dialogo con la Lega per cercare di trovare delle soluzioni condivise. E faccio contenti, io credo che in questo settore possiamo fare contenti tutti, costruttori, cittadini, forze politiche e chi più ne ha più ne metta. Questo è quello che possiamo fare, e se abbiamo una visione che sia più in là dei 5 anni e del nostro naso, ci accorgeremo tutti che sarà un vantaggio comune portare avanti una legge sullo stop al consumo di suolo sul territorio. Grazie. Ringrazio il e prima di lasciare la parola al senatore Luca Pizzarelli della Lega, sottolineo un paio di aspetti del suo intervento, se possibile, e magari può poi sviluppare anche lei. Uno, tu hai ricordato Massimo il tema dei beni, come l'area dell'ex piazza d'Armi di Milano, da dove vivo anch'io, questi sono dei beni pubblici, perché il demanio, prima il ministro Cosa ha detto giustamente, vogliamo acquisire al demanio determinati immobili, tu l'hai ricordato di nuovo, che però il demanio cede perché non è in grado, perché probabilmente non ha le risorse, non ci sono risorse per gestirlo in altro modo. Il secondo tema, che era evidente dalla relazione, anche dalla prima cartografia che ha voluto mostrare Michele un anno prima, che il tema è sia quello dell'edilizia residenziale, ma soprattutto anche quello delle infrastrutture. Un altro aspetto che chi guarda al consumo di suolo deve considerare. La Lombardia ne è un chiaro esempio negli ultimi anni, il Veneto con la Pedemontana-Venta e con forse anche la futura autostrada Valdastico Nord che si vorrebbe costruire altrettanto. Quindi appunto poi ho un po' di causa di alleati, chiedo al senatore Pizzarelli intanto che cosa pensa del testo di legge che è stato proposto dal Movimento 5 Stelle e poi anche in generale le considerazioni della vostra forza politica sul tema dei costruzioni. Parto direttamente dalla domanda. Intanto noi abbiamo già qualcosa in comune, che il contratto di governo, lo conoscono, è importante perché dal punto di fatto che si parta proprio dall'ambiente, dall'agricoltura, che siano citati espressamente non solo come principi ma come volontà espressa politico istituzionale, progetti importanti ci accomunano. Dopodiché, nella gestione di legge, ovviamente tutti i principi devono essere calati
a livello legislativo e normativo, gli stessi proponenti hanno detto la consideriamo una base di partenza, quindi se tale è, io immagino che partendo dal contesto equivalente che sicuramente la Lega metterà in campo, si possa arrivare poi a un percorso comune fattivo che non sia volto a un annacquamento o a allungare i tempi, ma a trovare le migliori soluzioni pratiche e concrete. Poi si diceva, no, alcuni principi sono arditi, si pensava al principio insomma, della proprietà privata, ovviamente con deliberato con quello che viene comuni. Io credo che sia fattibile trovare delle soluzioni, mi permetto di dare dei contributi al confronto. Ringrazio ovviamente non solo per la presentazione del rapporto, ma per l'iniziativa che permette di divulgarlo e renderlo patrimonio comune e anche per il confronto, perché qui parte il confronto, sentiremo poi anche il punto di vista delle altre forze politiche, ma che deve partire, riprendo una battuta del Ministro, lui diceva parliamo di consumo di suolo, poi però c'è lo spreco, che è cosa diversa, e c'è anche l'utilizzo, aggiungo io. E quando si va a consumare il suolo, si è parlato di reversibilità, in realtà quei 2 km² recuperati sono una speranza, perché vuol dire che comunque sì, irreversibile, ma fino a un certo punto si va comunque a realizzare qualcosa di positivo o di negativo. Faccio degli esempi. Come considerare la realizzazione di un depuratore? Sicuramente consuma suolo, ma magari l'equilibrio complessivo della terra ambientale è dotare di un'infrastruttura del genere, una zona che ne arriva comunque ha un'infrastruttura non sufficiente, è sicuramente qualcosa di positivo complessivamente. Quindi se si parla di consumo netto, ragionando di utilizzo ma anche di recupero, allo stesso modo andando a parlare, si diceva, di costo ecologico, di bilancio ecologico, bisognerebbe parlare anche di utilità ecologica e mi riferisco in primo luogo alle infrastrutture. Il raddoppio di una linea ferroviaria, magari puntando alla riduzione complessiva del trasporto su gomma o a un'incentivazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici, quindi con una riduzione complessiva dell'impatto ambientale, ovviamente deve essere valutata in maniera non a critica di consumo, ma di utilizzo positivo del suolo, finalizzato comunque a un impatto ambientale. Ovviamente in questo caso positivo, quindi riduzione dell'impatto ambientale. Credo che uno dei principi che ci dovrà spingere con forze di governo responsabili sarà proprio quello di discernere quelli che sono utilizzi potenzialmente addirittura positivi per l'ambiente dagli altri. Si diceva già in questo senso nell'illustrazione del rapporto che alcuni utilizzi già non vengono computati. Si facevano due esempi, bacini per l'irrigazione e riserve permanenti ma per gli anni. Allo stesso modo si potrebbe ragionare in termini di bilancio e costo ecologico ampliando il ragionamento in maniera strategica. Gli altri che abbiamo oggi ricevuto e poi ovviamente utilizzeremo nel corso delle settimane e dei mesi ci rendono in un certo senso non vanno interpretati faccio un esempio forte me ne scuso come la biblioteca di Don Ferrante, quindi con una conoscenza diciamo così dal punto di vista non solistica, devono essere la base, la matrice dei dati per un'analisi che possa essere attiva, positiva e strategica, prima di impostazioni che nella stesura della legge piuttosto che del regolamento. Anche perché siamo tutti consapevoli che molti dei quattro degli anni che si sono consumati nel nostro paese derivano anche da una fase storica particolare, è ovvio che non possiamo paragonare il boom economico e demografico degli anni 60 alla situazione attuale. È chiaro che anche sul piano della consapevolezza passi da gigante non sono stati fatti. Vanno anche, aggiungo, dei casi finte evitate delle distorsioni del schizofrenia. Io vengo dall'Umbria, una regione nella quale noi abbiamo, conosco San Francesco,
Fiandaca, che si ricorda, c'era cioè la Treni, Casticcelli, in San Francesco c'era un progetto di utilizzare Fiandaca per un impianto fotovoltaico a terra. Il paradosso di dire vale impattare sul piano del paesaggio e dell'ambiente, in teoria per un investimento con in realtà l'energia rinnovabile, quello di un tipo schizofrenico che conta il ritorno. Dall'altra parte, si diceva che si facevano sempre i comuni, che ero appuntato, noi siamo in una situazione nella quale i comuni hanno visto tagliati i trasferimenti statali, hanno visto tagliate addirittura la possibilità di utilizzo, mi riferisco ad esempio all'IMU, delle entrate derivanti dalle tasse locali che lo Stato aveva destinato, hanno visto la vendita di beni immobili a volte per sostenere i servizi, mantenere i servizi, l'utilizzo degli oneri di manutenzione come introito per le spese ordinarie, siamo a un paradosso per una regione comune in cui la legge regionale consente perequazioni, premialità, e quindi il comune può, senza andare in Cina, in Africa a vedere cosa fa la Cina, che serve il campo sportivo, prende il costruttore che me la realizza, dando in attuazione la giuria. Qui vuol dire che c'è qualcosa che non va, cioè non sta, da un lato diciamo serve tutelare l'ambiente, serve contenere il consumo di suolo, poi siamo in una situazione nella quale i comuni sono costretti a sfruttare l'opportunità di una legge regionale che magari ti consente, per realizzata un'opera di utilità sociale, di spendere addirittura il territorio, non più solo gli immobili, ma addirittura il territorio. Allora, dicevo, serve una visione complessiva, se no rischiamo di fare una buona legge, ma in un quadro che può costringere altre istituzioni ad andare in direzione completamente opposta. Aggiungo un altro esempio in questo senso. Si richiamava all'inizio del video la necessità e l'aspettativa di una normativa europea vincolante. Noi andiamo a richiedere, a sperare una normativa europea vincolante, cioè abbiamo comunque l'orizzonte temporale del 2050, ma poi succedono dei paradossi, penso alla planeazione, dove la normativa europea vincolante è peggiorativa rispetto alla normativa nostra del 1985, alcune zone di costa che erano riconosciute non balneabili sono con quella europea. Siamo veramente sicuri che la normativa che potrebbe arrivarci dall'Europa sarebbe migliore rispetto a quella che potremmo fare subito noi? Perché l'Europa, brutalizzo dell'esempio, ma è la realtà, è la stessa Europa che poi condanna l'Italia per la fortissima abbattimento delle comunità di punta d'Europa. Questo per dire, legge sì, in un quadro complessivo che prenda il consumo di suolo come uno dei parametri. Io sono positivamente colpito dal consenso con il quale Rosa illustrava la necessità di contemperare e valutare altri aspetti, quindi benissimo, ma sapendo che poi il quadro di riferimento può tanto essere tranquillamente italiano in un europeo, e deve tener conto delle necessità di un paese dotato di infrastrutture, tener conto dell'ambiente non solo in termini di consumo di suolo, e deve fare i conti in senso anche fondamentale con le esigenze dei livelli locali ai quali abbiamo tolto troppo, e ora se vogliamo chiedere un rispetto dobbiamo anche dare in qualche altra forma per garantire quella sostenibilità anche sul piano sociale al quale alla quale sia il ministro che l'intervento precedente faceva riferimento. Grazie. Grazie al senatore Pizzarelli per questo intervento e invito Chiara Braga, se sia una dare prima che fatale una proposta di legge, un disegno di legge in questa legislatura, a seguito del tema anche della legislatura scorsa, a che punto si era arrivati e secondo te quali sono i margini appunto per lavorare in questi 5 anni sul tema del consumo. Grazie, buongiorno a tutti, mi scuso con i colleghi, ma diciamo a differenza del mio voto in aula c'è anche il diritto di sentire il loro contributo, insomma cercheremo di comunque inserirci nella discussione in corso. Intanto
Se posso, voglio ringraziare il Sistema Nazionale di Protezione per l'Ambiente per l'invito e l'occasione. Credo che la qualità del rapporto che oggi è stato presentato è sotto gli occhi di tutti e in questo momento in particolare penso che sia utile, diciamo, sottolineare l'importanza di un contributo tecnico alla conoscenza di un tema come quello del consumo di suolo, come abbiamo visto molto da vicino anche nella discussione della precedente legislatura, ha bisogno di restare fortemente ancorato, diciamo, la conoscenza del fenomeno per provare a legiferare in materia in modo efficace. E peraltro, come abbiamo visto anche oggi, i dati non sono suscettibili di intimidazione, sia una natura economica o una natura tecnica ambientale. Credo che sia positivo, diciamo, che un confronto pubblico su questo tema passa proprio dai dati, può essere superfluo dire, ma credo che, diciamo, questo tempo non è così superfluo. Io sul rapporto, è già stato detto molto, voglio solo sottolineare se posso, perché mi serve per provare a lanciare una risposta su qualche punto siamo e per rispondere precisamente anche alle domande che il Ministro faceva, se possiamo continuare a permetterci, diciamo, di non avere una legge nazionale sul consumo di suolo. Il primo dato che è stato sottolineato benissimo dai numeri ancora una volta è diciamo, l'occasione mancata, bisogna dire, rispetto alla crisi economica che con tutti i suoi effetti negativi ci ha lasciato un problema ancora da andare avanti a risolvere. Cioè, il legame che continua, che il rapporto fotografo in maniera efficace dalla ripresa economica e la dinamica del consumo di suolo ci dice che la crisi non è stata un'occasione colta per provare a ripensare il modello di sviluppo insegnativo e delle infrastrutture. La mancata interruzione di questa correlazione tra ripresa economica e dinamica del consumo di suolo è un elemento di grande attenzione. Io ricordo negli anni passati, anche in, diciamo, nella discussione nelle sedi istituzionali in Parlamento, alcune voci scettiche, diciamo, sulla necessità di dotare l'Italia di una legge nazionale sul consumo di suolo, facevano proprio riferimento a questo. Cioè, siamo in presenza di una crisi del settore dell'edilizia, economica, e superfluo e inutile che ci impegniamo a dare una legge nazionale che feri il consumo di suolo. In realtà, una volta i dati che ci dicono che questa esigenza c'è e se vogliamo è anche più urgente di quanto fosse in passato. Un altro aspetto importante è quello del legame tra la dimensione di comuni e il consumo di suolo. Diciamo, io che ho avuto la possibilità di osservare questi vari anni i rapporti prodotti da ISPRA, oggi dal Sistema Nazionale su questo fenomeno, mi ha sempre colpito come ci sia una forte correlazione tra la dimensione dei dinamiche di consumo dei piccoli comuni e diciamo, questa crescita, che ovviamente in termini assoluti e più contenuta rispetto alle grandi città metropolitane, ma comunque significativa. Ed è un elemento che interroga anche sull'efficacia del sistema amministrativo, cioè sulla dimensione del luogo in cui si prendono le decisioni su come si utilizza e si tutela e si preserva il suolo. L'altro aspetto particolarmente interessante del rapporto è tutta l'analisi, su cui tanti sono intervenuti, anche il Ministro l'ha sottolineato in maniera efficace, dei servizi ecosistemici. Su questo il riferimento che si fa proprio sulla incidenza rispetto ai costi che derivano da processi controllati di consumo di suolo per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico è certamente l'elemento più preoccupante. Ed è anche un elemento sul quale, diciamo, personalmente come gruppo politico esprimiamo qualche perplessità rispetto ad alcune scelte un po' azzardate, forse diciamo, eccessivamente rapide, che sono state fatte su un pezzo della politica di difesa del suolo in contrasto al dissesto idrogeologico. Di questo poi avremo modo sicuramente di discutere più avanti, però a questo punto è bene che si metta in evidenza il rapporto fa una grande utilità e efficacia. Per rispondere alla domanda, che punto siamo e se ci sono le condizioni per riprendere una discussione sulla legge sul consumo di suolo. Ovviamente, diciamo, parlo da parlamentare che è stata relatrice della precedente legge, quella che è stata approvata prima di tutta la Camera nella scorsa legislatura, e da rappresentante anche di un gruppo politico che
che oggi sta all'opposizione? Io credo di sì. Credo che il fatto stesso che quella legge sia stata approvata comunque in un ramo del Parlamento sia un punto di partenza, diciamo, da non disperdere, perché è vero, diciamo, credo che la rappresentazione che è stata data oggi di una larga condivisione di tutto l'arco costituzionale sia un po', diciamo, incorporata. Io mi ricordo molto degli scontri anche con rappresentanti oggi della maggioranza contenuti di quella legge. Sono la prima a dirlo e non ho assolutamente difficoltà a riconoscere che quella legge è stata frutto di una mediazione molto difficile dentro la maggioranza, dentro il governo, che anche molti critici che peraltro il Senato nella discussione che aveva svolto nelle commissioni che aveva iniziato a svolgere le commissioni aveva evidenziato e a cui aveva approvato anche la risposta. Però sicuramente il fatto di non essere riusciti a arrivare in quella della scorsa legislatura all'approvazione di una legge nazionale su tutto è stato un punto debole, un'occasione mancata, sapendo come abbiamo provato a lavorare e credo che l'impostazione almeno del metodo debba essere ripresa. La legge sul consumo di suolo, siccome va a toccare anche, credo ce lo dobbiamo dire, degli interessi di carattere economico, quindi genera delle resistenze che sono molto forti, si fanno sentire in maniera molto forte quando si tratta, insomma, di arrivare a una, deve essere una legge che sta molto, diciamo, alla concretezza delle questioni che vuole regolamentare, quindi non una legge manifesto, una legge che prova a stare dentro il ragionamento europeo, quindi si pone un obiettivo che può essere sicuramente declinato meglio rispetto a quanto fatto dalla Camera nella scorsa legislatura di una riduzione quantitativa del consumo di suolo, ma che tenga anche questo riferimento importante sul quanto suolo si consuma e come viene utilizzato, qual è la qualità delle dinamiche del consumo di suolo. Purtroppo ci sono state sul testo della Camera posizioni, diciamo, concetti che è fatto da punti di vista diversi, lo ricordo per analizzare molti ragionamenti di studenti, ma diciamo, la legge è stata messa in croce perché era un regalo distribuendo gli indizi e allo stesso tempo perché era una legge che avrebbe diciamo, paralizzato l'attività della pubblica amministrazione e gettato nella crisi totale del settore dell'edilizia. Questo tipo di attacco è stato certamente da un punto di vista un regalo molto forte a chi aveva l'intenzione di non approvare e purtroppo credo che abbia rallentato tanto in maniera negativa anche la discussione positiva e il miglioramento che poteva essere svolto al Senato. Penso che si debba riprendere prima possibile questo lavoro, questo percorso. Io, diciamo, l'intervino non ho ben capito qual è la legge di partenza alla quale oggi anche il governo e la maggioranza intendono fare riferimento. Per non sbagliare, io ho ripresentato il testo di legge che è stato approvato alla Camera nella scorsa legislatura, perché credo che se è vero che al Senato su quel testo è stato possibile trovare una convergenza larga di miglioramento, lo si possa fare forse anche in questa legislatura, con il vantaggio che una legge che è stata approvata in prima lettura alla Camera può essere calendarizzata con tempi particolarmente rapidi, obbligo di discussione, di esame dell'Aula con, diciamo, secondo il regolamento di funzionamento della Camera. Quindi questa legge c'è, chiederemo che venga calendarizzata il prima possibile nella Commissione Ambiente, sapendo che questo è un altro punto, che questa legge era materia di competenze di due commissioni, ambiente e agricoltura, quindi bisognerà decidere, io credo di sì, se continuare questo tipo di lettura, con una disponibilità piena almeno da parte nostra alla ragionare sui interventi migliorativi, con una discussione che però mi auguro possa essere molto concreta e molto centrata su alcuni nodi che possono essere migliorati e resi più funzionali. Certamente questa discussione non si può fare solo dentro un'aula parlamentare. Uno dei punti più critici di quella legge era il meccanismo molto complesso, pesante, di
definizione di obiettivi di riduzione che coinvolgono le regioni, che coinvolgono i ministeri, quindi quanto più si riesce a condividere e a digerire questo passaggio, come in parte diciamo, mi sarebbe sembrato che si fosse fatto già al Senato nella scorsa legislatura, questo sicuramente può aiutare in un periodo più ampio e più veloce. E credo che un altro punto sul quale sarebbe bene intervenire nella fase di discussione è quello di potenziare e rafforzare la parte della legge che contiene interventi e misure di incentivazione e sostegno alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e più in generale della città costruita. Perché questo diciamo, è giusto e utile in sé, ma anche perché aiuta a togliere argomenti diciamo, un po' strumentali di quindi si oppone ad una legge nazionale efficace sul contenimento del consumo di suolo. Quindi da parte nostra c'è certamente la disponibilità di riprendere questa discussione, questo lavoro, anche se da parte dell'opposizione chiederemo di farlo il prima possibile in Commissione Ambiente e anche interrompere il tornato in maniera costruttiva e positiva con il Ministro Costa che oggi diciamo mi pare delle tue parole abbastanza nette a riguardo, ora vediamo come si calma appunto nella discussione concreta che dovrà essere fatta in Commissione e in Parlamento nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie. Grazie. Adesso invito al intervento l'onorevole Paolo Russo di Forza Italia. Grazie al sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Guardate, non soltanto vi ringrazio per la acutezza e profondità del rapporto che avete offerto alla valutazione di questo mondo, ma soprattutto per quel ruolo di sentinella anche sociale che provate a misurare offrendo in chiave di emergenza la necessità di una riflessione tutta politica sul tema del consumo del suolo. Io, come dire, diventa facilmente largo il partito del no al consumo del suolo, sì ad una riduzione del consumo del suolo. Però io sono tra quelli che con franchezza dice quello che pensa. E quella norma, così come era stata varata la Camera, e per la quale fieramente noi avremmo dato il fronte, è una norma che io continuerei a posteggiare. E provo a spiegare le ragioni. Guardate, escludo l'approccio ideologizzato e non indugo né al catastrofismo meteorologico, nessuno notava, ma io penso che il modello sia rappresentato dai vandali cementificatori. Credo piuttosto, e devo dire qualche spunto appunto questo oggi in riflessione, non si debba parlare partendo dalla parte del consumo, ma provando a ragionare in chiave di uso del suolo. Quale uso vogliamo fare del suolo sapendo che lo dobbiamo utilizzare nel possibile, che dobbiamo insomma essere capaci di misurare esattamente ciò che serve, ciò che conviene, ciò che è utile. Minor consumo tante volte significa anche migliore fruibilità dell'esistente, ma pensare al minor consumo, e devo dire, ho sentito anche evocato qualcosa al ministro e dopo stimato pensando che il mio consumo si otterrà con i limiti, con i vincoli, con le limitazioni, con gli obblighi, con la burocratizzazione dell'edificare, con la talibanizzazione dei processi di costruzione, con addirittura nuove protezioni. Siamo un paese che ha il maggior numero di parchi per ettari nel nostro paese, addirittura una stagione che esamini ciò che è già stato autorizzato e lo verifichi, ma non tutto ciò che è dubbio. Io devo dire, ancora non so ciò che è stato autorizzato, è dubbio a quale categoria si iscrive, appartengo probabilmente
a chi crede che ciò che è stato autorizzato, è stato autorizzato. Punto. I diritti non vanno attaccati, i diritti dei cittadini. E guardate, se a furia di giocare con diritti esercitati che di volta in volta vanno sottratti in funzione di un bene comune, poi andrà sempre misurato, poi il bene comune, credo che non rendiamo un buon servizio. Perché è stata un'occasione mancata quella norma che passò la Camera anche con il nostro contrario? Perché è stata un'occasione mancata sul fronte della capacità di disegnare una prospettiva urbanistica e, se volete, sociale del nostro paese. Si è pensato piuttosto che era possibile limitare, che era possibile frenare, senza dare una prospettiva sul fronte della riqualificazione, della rigenerazione. Nulla di tutto questo, ricordate, non per dimenticanza, per scelta. Una scelta, se volete, politica, una scelta strategica. Si disse poi nella parte urbanistica che ne riparleremo in un'altra norma, con un'altra norma. Io credo che sia un errore. E mi domando, ovviamente, essendo giunto qui in treno da Napoli, ma la stazione, per esempio, quella progettata da Edith a Napoli a Fraiuna, che ha consumato 11 ettari di suolo fertile. Per noi che veniamo dalla sensibilità sul fronte ambientale dei rifiuti, sappiamo quanto fertile, ma non più fertile. E allora quegli 11 ettari sono consumati o utilizzati? Dobbiamo controllare la ragione. Se continuiamo a dire fuori da quest'aula e in altre aule che è necessaria l'alta velocità, che non si prende a sapere che giunga a Bari, che non si torni a Napoli, ma che giunga a Bari, quel consumo di suolo è considerato in quale ottica, in quale dinamica, in quale dimensione? E allora, se mai c'è accanto ad una norma che definisca l'uso del suolo, c'è da ripensare la progettazione dei luoghi pubblici e privati, perché nella relazione ci insegnate come è possibile il medesimo consumo, con il medesimo consumo, dare performance completamente diverse e migliori. Addirittura fate degli esempi. Io penso che si debba lavorare sul fronte delle premialità, pensare a una sorta di new deal del bello, del riqualificato, del rigenerato, del conveniente, lavorare su quel fronte, ovviamente mettendoci risorse, non principi, e lavorare mettendoci risorse sul fronte dei vantaggi fiscali, sul fronte meno imposte, meno tasse, per orientare i consumi e le strategie, altro che espropri e sottrazioni della legittima attesa, peraltro già sostenuta e sancita da diverse sentenze della Corte. E magari potremmo lavorare per il costruito privato su standard energetici, ambientali, antisismici, di sicurezza integrata, tutti elementi che potrebbero agevolare una prospettiva di non consumo del suolo, ampliare le pulmetrie e migliorare la performance delle sagome nei centri urbani, lavorare, insomma, mettendo in moto anche un meccanismo di appetibilità, lavorare sul milione e passa di metri quadri di aree industriali e piccole di ogni comune inutilizzate. Insomma, c'è da fare, ma c'è da fare con un approccio totalmente diverso. E poi guardate, quegli interessi a cui si faceva riferimento, e già si incide sugli interessi, ogni scelta politica in qualche modo incide su un interesse piccolo o grande, poi si sommano, diventano ancora più grandi, e questa è la capacità della politica, quella di trovare il punto di sintesi tra ciò che è speculativo e ciò che è legittimamente interesse di un progetto privato. E allora non mi pare che in quella norma
il sistema transitorio normativo non avrebbe generato ulteriori elementi speculativi, addirittura una sorta di dumping commerciale. E vi faccio un'altra domanda, e la facevo a me stesso quando esaminavamo quella cosa. E per tutte quelle aree poste a garanzia di cospicui investimenti, che di un corpo diventano aree agricole, però pensare anche a strumenti che in qualche modo evitino di generare delle condizioni di fallimenti in una fase, devo dire, congiunturale particolarmente critica per il nostro paese. Pensare piuttosto a una crescita delle nostre città che sia verticale, in modo tale da consumare meno subito. E poi provare a dare maggiore valore, maggiore potenza a quei piani agricoli comunali che in taluni comuni rendono un servizio importante per preservare le opportunità di produzione agricola in quel territorio. In questo senso, la sollecitazione che ci viene dal sistema e dall'ISPRA è una sollecitazione straordinariamente positiva, che rimette al centro in chiave non ideologica una serie di dati incontrovertibili sui quali si può fare un ragionamento e da parte del nostro sapremo non superarci. Grazie. Grazie anche all'onorevole Russo e per questo primo giro di interventi, che ci sarà lo spazio per un breve commento da parte di tutti. Chiamo l'onorevole Rossella Moroni, di LEU, anche lei depositaria alla Camera del testo di legge, soprattutto come spiega anche sulla sua biografia di parlamentare, ex presidente dei ambienti, quindi con un passato di forte attenzione a questi temi anche in ambito associativo. Sì, buongiorno a tutti e grazie di questa occasione e grazie all'ISPRA per il lavoro prezioso fatto di numeri e di dati che io credo dovrebbero essere, continuare ad essere assolutamente il faro nel momento in cui ci si appresta a legiferare, perché questi numeri ci fanno uscire, io credo, anche da opinioni personali, da punti di vista personali, ci consegnano uno stato di fatto di quello che sta succedendo nel nostro paese, e i numeri parlano chiaro: il consumo di suolo continua a crescere in Italia e anche il ritmo con cui questo avviene ci racconta del punto. Non solo c'è bisogno di una buona legge in questo paese in tempi rapidi, ma anche questo continuo consumo di suolo ci sta allontanando sempre di più da un modello alternativo. Non si tratta, diciamo, di contrapporre l'idea di crescita, di sviluppo e di lavoro a una idea cauterista del futuro, ma invece si tratta di scegliere, e io credo che l'obiettivo più alto che noi abbiamo, cioè andare di nuovo in istituzione, e sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030, che ricordano che, diciamo, che tra questi obiettivi c'è anche la protezione dei suoli. Sì, anch'io ho depositato un disegno di legge, non perché sia diventato una moda, in realtà non è frutto del mio lavoro, ma del lavoro della senatrice De Petris con gli altri colleghi della Commissione Ambiente. Lo scorso anno hanno recepito la legge che arrivava dalla Camera e in quella commissione hanno effettuato un lavoro emendativo che teneva anche conto del dibattito che c'era stato intorno all'approvazione della legge alla Camera, che oggettivamente è stato, lo raccontava bene l'onorevole Praga, un momento molto delicato, difficile, credo che abbia avuto uno dei ruoli più complicati da relatrice negli ultimi anni, e a dimostrazione del fatto che quella è una legge fortemente attesa, voluta, naturalmente con punti di vista anche molto diversi, ma io credo che una legge attesa sia
uno dei segnali più forti che una società può dare in un proprio bisogno. Noi all'epoca, diciamo, io ero presidente nazionale dell'area ambiente, qui c'è il FAI, c'è il WWF, con le altre associazioni abbiamo, per aiutare la guida a fare questo percorso, che ci rendevamo conto essere difficile ma necessario, abbiamo lanciato una campagna che si chiamava People for Soil, una raccolta firme in realtà unisce un'azione da parte dei cittadini europei per chiedere alla comunità europea di darci una direttiva, un quadro di riferimento proprio in difesa del suolo e appunto contro il consumo stesso. E in Italia abbiamo raggiunto 80.000 firme, 50.000 del target individuato per gli italiani, invece a livello europeo assieme alle target ad ogni singolo paese, e in Italia siamo riusciti a raggiungere, anzi molto superare l'obiettivo che ci hanno dato a livello europeo. Questa è la testimonianza del fatto, appunto, che dicevo prima, che c'è un tema culturale che è in crescita, perché riconosce che appunto consumare suolo non è più fungito, non è più sinonimo di crescita e di ricchezza, ma che anzi il consumo del suolo segna una scelta in qualche maniera da cui non si può tornare indietro. Venerdì scorso era presto con il professor Filieri, abbiamo fatto un bellissimo dibattito sotto delle mura ciclopiche dell'insegnamento appunto di Prestum, archeologico di Prestum, e sostanzialmente il ragionamento da cui partivamo è che c'è innanzitutto bisogno di fare chiarezza sui termini, sulla vicenda del suolo. Peraltro il professor Pilani ha scritto questo bellissimo libro, 100 parole per salvare il suolo. Consiglio, diciamo, a me stessa, che lo sto leggendo, ma a tutti coloro che si apprestano a fare l'educazione sul tema, di leggere, perché davvero intorno a un singolo termine c'è una differenza abissale. Quindi già nei titoli delle leggi che si diceva, no? Consumo, fermare il consumo di suolo, ridurre il consumo di suolo, rallentare il consumo di suolo, già intorno a un verbo c'è un mondo, ma soprattutto quello che noi dovremmo fare in ogni singola legge è dare finalmente una definizione di suolo che ne riconosca l'essere risorsa ecologica, quindi essere assolutamente necessario per l'ecosistema, e da questo punto di vista attribuirne la responsabilità allo Stato, che dalla Costituzione è responsabile appunto dell'ecosistema. E anche qui questa affermazione che toglie un po' di mezzo tutta una serie di ragionamenti, no? Ci fa fare una scelta importante. Innanzitutto dire che i comuni, vogliamo dire, non possono essere lasciati soli davanti alla responsabilità del suolo, e che soprattutto la pianificazione rispetto all'utilizzo del suolo non può essere fatta a compartimenti stagni, a confini amministrativi separati, perché quello che accade in un comune riguarda direttamente anche la vita e il futuro dell'altro, del comune accanto. Questo, per quanto riguarda l'ambiente, è un tema spesso presente, penso al tema dell'inquinamento dell'aria, la qualità delle acque lungo la costa, ma nel consumo del suolo sicuramente questo è un elemento ancora più pressante, tanto più che quei sindaci che hanno provato a, ad esempio, cambiare la destinazione d'uso del suolo opponendosi al consumo del suolo l'hanno anche pagata duramente. Un altro libro molto bello, mi ricordo, è quello scritto da Matilda Casa, la sindaca, una sindaca in provincia di Torino, che come primo atto sostanzialmente ha bloccato una speculazione edilizia, e beh, insomma, è stata una battaglia solitaria. Noi associazioni l'abbiamo appoggiata moltissimo, abbiamo raccontato la sua storia in Italia,
perché è evidente che sugli interessi edilizi si giocano ancora moltissimi, appunto, moltissime dinamiche territoriali, e la vicinanza così forte a questi interessi da parte dell'amministrazione dei singoli comuni, insomma, li espongono, io credo, davvero una missione fortissima. Allora, una legge nazionale serve anche a questo, ad aiutare a stare in un ambito comunemente riconosciuto, in cui naturalmente non si toglie responsabilità o in qualche maniera come sta sul territorio da parte dei comuni, ma sicuramente si disegna nello scenario nazionale una direzione, un'idea rispetto appunto al suolo, che cos'è, a quale può essere il futuro di un suolo che non possiamo più permetterci di consumare, anche perché di nuovo a proposito di parole, è bene che nella definizione del suolo si tenga anche conto di quanto esso è prezioso a 360 gradi, quanto sia appunto una risorsa ecologica, come dicevo prima, che non può essere che non torna indietro, è un destino a cui viene segnato. La presenza del cemento in questo paese ha segnato il paesaggio, lo sviluppo territoriale, e tornare indietro da alcuni modelli di sviluppo, come sappiamo, è durissimo, lo sanno bene le località costiere e turistiche da questo punto di vista, e adesso disperatamente cercano una rinaturalizzazione che le pone all'avanguardia sul mercato internazionale, ma tornare indietro è assolutamente difficile. E in più, insomma, il fatto che il suolo svolga un ruolo fondamentale nella produzione del cibo, nel trattenere il carbonio, quindi anche nella lotta ai mutamenti climatici, il fatto che il suolo è difficilissimo, non si rigenera, quindi appunto è una risorsa finita. E poi c'è un tema, sempre a proposito di parole. Noi parliamo di consumo e non di spreco, perché è fondamentale, prima il ministro lo usava quasi come sinonimo, no? E invece è fondamentale distinguere questi due termini, proprio perché il consumo dà da subito l'idea di quello che dicevo prima, cioè il fatto di quella sia una scelta da cui tornare indietro è complicatissimo. Allora, io credo che questa sia una legislazione giusta, sicuramente c'è l'urgenza, si può giungere questa volta a una legge del consumo di suolo, sul consumo di suolo, che lo blocchi, una legge il più possibile condivisa naturalmente. Io credo che già il fatto che tutte le forze politiche abbiano presentato quel progetto di legge dimostri la sensibilità sul tema e la pressione sociale su questo tema. Alcune di queste proposte di legge sono in gran parte sovrapponibili, certo che ci sono dei temi ancora molto complicati da affrontare e che ci dividono dalle norme, dalla progressione e dalla velocità a cui si dovrebbe arrivare al consumo di suolo zero. Io penso che una buona legge sul consumo di suolo debba anche indicare in maniera forte qual è l'alternativa, quindi tutto il tema della rigenerazione urbana, del recupero degli spazi in città, nell'idea dell'ISPRA il fatto che il consumo del suolo venga avvenga in maniera così forte nei centri abitati, nei grandi centri urbani, devo dire anche a Roma, dove uno degli slogan dell'amministrazione a 5 Stelle era zero consumo di suolo, rifiuti zero, forse la punta della pedonina numero zero forse non porta molto, molto fortuna, ma dire che poi è molto complicata nel pratico, nel quotidiano, trovare una legge che a livello comunale appunto aiuti questo progresso. Allora, della legge c'è bisogno di una legge nazionale, potremmo farla tutti insieme, a me piacerebbe che fosse una legge in cui ci assumiamo collettivamente la responsabilità di disegnare un modello di sviluppo alternativo, anche perché ripeto, il tema della rigenerazione urbana riguarda anche molto il tema della messa in sicurezza dei nostri centri urbani, di una riprogettazione, di una
degli spazi che tengano conto sia della minaccia dei mutamenti climatici e sia anche appunto che il consumo che solo da consumare non ne abbiamo più e che invece dobbiamo cogliere questa occasione per davvero dare un segnale al paese di attenzione. Io credo che dobbiamo continuare anche a chiedere all'Europa una legislazione in merito, proprio perché per me l'Europa dal punto di vista di ambientalista è stato invece negli anni un punto di riferimento importantissimo. Noi siamo stati molto spesso all'avanguardia in Europa per le innovazioni, ma il nostro paese è sempre stato anche trascinato dall'Europa verso la qualità ambientale e credo che invece l'Unione Europea possa essere un ambito in cui ragionare insieme su questi temi, su cui continuare a crescere e che l'identità europea debba invece basarsi esattamente su questo tipo di temi e su questo tipo di progresso comune. Grazie anche a voi per questo intervento. Abbiamo spazio per una breve replica o considerazioni che volete fare sulla base degli interventi degli altri autorevoli, degli altri senatori, degli altri deputati. Quindi riprenderei il giro, lo farei allo stesso modo con l'autorevole De Rossi. Sì, grazie. Ma sì, giusto due considerazioni velocissime perché sarete sani anche quello dell'autonomia. Allora, sulla legge che era in discussione, visto che è stata citata più volte, diciamo che quella che è stata approvata alla Camera rispetto a quella che poi è stata modificata dalla senatrice Cuparo, è stata modificata e proposta di modifica dalla senatrice Cuparo al Senato, è quella parlare di due leggi completamente diverse. Quindi diciamo che se partiamo da quell'impianto possiamo ragionare di modificarlo e migliorarlo. Io stesso già mi nascondo due cose, si è anticipato in chiusura di legislatura, ho detto fatela passare così com'è, arriviamo alla Camera e noi non ci mettiamo di diverso, anzi la appoggiamo, perché tanto mettiamo dei paletti, perché è importante iniziare a fare qualcosa, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Le discussioni che abbiamo fatto oggi le abbiamo sentite per 5 anni, non è? Perché probabilmente ne se ne parla da 10, quindi io direi che è venuto veramente il momento di agire. Per quanto riguarda un commento che faceva il collega Pizzarelli, sicuramente ci sono delle infrastrutture che le infrastrutture impattano notevolmente sul consumo di suolo, ci sono delle infrastrutture necessarie. E io credo che ricada nel contratto di governo sul calcolo costi-benefici, internalizzando anche i costi ambientali e i costi sanitari, e quindi valuteremo se alcune opere vale la pena comunque per il servizio della cittadina, per la qualità magari dell'aria, l'impatto sulla qualità dell'aria, l'impatto sui trasporti possano essere più importanti rispetto al consumo del suolo che deriva. Come possiamo anche valutare di, e qua sto parlando di futuro, la ricostruzione, andare a recuperare i suoli, però forse mi spingo troppo in là per il nostro paese. Però direi che non sono altri che possiamo iniziare anche sul piano. Parliamo di questo, io vi volevo semplicemente lasciare con un impegno, cioè questa battaglia sul consumo di suolo, sul tema del territorio. La facciamo in tanti da tanto tempo, la fanno cittadini, la fanno esperti, la fanno istituzioni che hanno in mano i dati che ormai ci dicono che il trend è andare a tutelare il territorio perché non cambiamo la distribuzione di quantità infinita. Quindi l'impegno è a prescindere dal ruolo istituzionale di continuare e lavorare nei prossimi mesi anche con tavoli di confronto con i colleghi e le altre forze di governo per trovare delle soluzioni condivise e accelerare il più possibile l'iter di questa legge. Partiamo da dove vogliamo, nel senso se l'iter è più veloce tramite una legge che è stata discussa, partiamo da quello, ci saranno degli stravolgimenti ovviamente perché il testo non era condiviso, come ha detto la collega Braga, non era condiviso nel passaggio alla Camera, quindi molte cose sono da migliorare, però l'obiettivo credo che sia comune, portiamo a casa una legge, non sarà quella perfetta, ma portiamo a casa dei paletti che iniziano a mettere delle regole precise per tutelare il nostro territorio. Grazie. Grazie. Senatore Pizzarelli. Direi che la strada è quella giusta.
giusta, soprattutto riprendo il passaggio dell'intervento dell'onorevole Braga, non ci serve una legge, ma ci serve soccorre qualcosa di concreto. Allora, se soccorre qualcosa di concreto, passare al concetto di utilizzo responsabile, quindi in termini di costo-beneficio, e ragionare in termini di consumo netto, penso che siano da questo punto di vista, dal nostro punto di vista, due passaggi importanti se si ricerca quella condivisione, che non è necessariamente un attivismo, o è la volontà di condividere una responsabilità che in termini generazionali, in prospettiva, dovrà necessariamente questo altre volte politica alternarsi al governo e il paese, ma con le scelte di oggi che condizioneranno comunque il futuro in termini di decenni. E per andare al concreto, proprio perché poi lo diceva Russo, sentiamo parlare di certi concetti, ma poi ci rendiamo conto che hanno delle conseguenze in termini pratici, anche due rispetto alle infrastrutture alle quali mi riferivo prima. Immaginiamo, se detto, abbiamo una situazione degli uffici scolastici drammatica in Italia, sappiamo tutti benissimo che alcuni edifici scolastici, ma parliamo di migliaia di edifici scolastici, non sono più in grado di essere mantenuti in questa situazione, ma molti devono essere anche probabilmente spostati o realizzati ex novo perché non in linea con la normativa antisismica, per dire quanti insediamenti industriali che erano stati realizzati all'esterno delle centri abitati delle città di fatto sono stati inglobati. Allora, dire che bisogna risolvere un problema in questo senso significa prendere in considerazione che magari vanno alcuni insediamenti trasferiti altrove con un utilizzo di suolo differente, magari perché non recuperando quello che attualmente occupano normalmente. Consoli, ma per questo dicevo acquisire il concetto di consumo netto, quindi certo poi gli altri hanno visto 54 milioni di 54 milioni per 40 milioni sono due recuperati, non è che sia il massimo, magari negli anni potrebbe cambiare non solo sulla bilancia dell'utilizzo ma anche sugli altri della bilancia per recupero, e quindi questo significa dal nostro punto di vista calare in concreto e nei casi specifici la legge e poi magari i regolamenti, tutto quello che consegue, che non limitarsi a una legge manifesta, ma magari forza con le esigenze di tutti i giorni, con la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. Grazie. Grazie a lei, e passo la parola alla Braga. Sì, intanto registro con favore che tanto il Movimento 5 Stelle, che seppure non è un parlamentare della Repubblica, diciamo, non ho subito che al Consiglio di una legge nazionale di consumo ci fosse però la rappresentante delle regioni, che ha seguito la discussione precedentemente, ma oggi diciamo il tema è trovare una mediazione, un punto di contatto tra le forze che stanno oggi in Parlamento. Comunque mi fa piacere che il lavoro di Rosa abbia detto va bene prendere la discussione del testo di legge presentato alla Camera. Immagino che diciamo, quando farò questa proposta in Commissione del Movimento 5 Stelle dica che va bene, con la disponibilità assoluta, diciamo, da parte mio gruppo di ragionare su quelle modifiche. Immagino e spero che anche la Lega diciamo, faccia lo stesso, quindi la maggioranza ci aiuti a riprendere in fretta questa discussione. Io ribadisco la necessità di stare proprio sulla, diciamo, anche tecnicalità diciamo della norma, perché per esperienza provata trovare appunto una caduta tra spinte, interessi contrapposti su questa materia è complicatissimo. Lo dico anche su alcune cose guardate già acquisite, qui ci sono alcuni degli interlocutori con cui abbiamo lavorato sul testo, su cui abbiamo evidenziato anche i limiti, difficoltà e con i quali abbiamo anche costruito le condizioni per fare comunque in attesa di una legge nazionale sul consumo di suolo che passi in avanti. No? Nell'ultima legge di due leggi di bilancio fa abbiamo approvato una norma che riporta secondo me un punto di chiarezza rispetto ad esempio all'utilizzo delle donne di organizzazione e delle proventi delle sanzioni sul tema diciamo
vincolandoli alla destinazione per i finanziamenti di investimenti in conto capitale e per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche per sostenere la progettazione delle opere pubbliche. Questo elemento, condiviso da tutti, vi assicuro, è stato difficilissimo difenderlo. Intanto l'abbiamo dovuto approvare prevedendo l'applicazione del diciamo, per vigore l'anno successivo, perché avevamo la preoccupazione dei comuni, dei bilanci, di diciamo, poter comunque svolgere le loro attività. E quando siamo arrivati all'anno successivo, la resistenza che è stata dovuta porre in essere diciamo, per evitare di fare un passo indietro è stata grandissima. Oggi questa è una legge dello Stato, ha diciamo così, sancito che gli oneri si usano per quello che sono destinati, non per finanziare la spesa corrente dei comuni. Ma vi ho fatto questo esempio perché pure è una questione come dire, diciamo, chiara a tutti nella sua finalità, diventa un elemento di conflittualità. Allora io raccolgo le diciamo, ragioni, le motivazioni che ho sentito anche dal governo Russo, con il quale diciamo, ho discusso tanto su quella legge, però vorrei porre un elemento diciamo, di riflessione generale. Esiste certamente l'interesse riconosciuto particolare dei diritti più o meno di tutti, io dico sempre diciamo, lo dico anche a tutti, permettetemi una volta di dire che sono diamante per sempre, il diritto riflettorio no. Ecco, però capisco che non ci si può infilare in una formulazione che poi apre a ricorsi, messe in difficoltà degli operatori, soprattutto delle amministrazioni pubbliche. Esiste un interesse particolare privato a tutelare, ma quando parliamo di consumo di suolo c'è anche un interesse generale, sovraordinato, che è quello della preservazione di una risorsa naturale non riproducibile, non rinnovabile. E i dati che oggi abbiamo visto, quei 2 miliardi di perdita di valore diciamo, che il rapporto ci restituisce, ci dicono che c'è una necessità dell'esigenza di carattere ambientale e anche una ripercussione molto diretta di carattere economico e di tenuta, io credo, del paese rispetto alle questioni comunque della messa in sicurezza del territorio che non sono più legali. Per questo credo che provare a mantenere la nostra discussione il più possibile ancorata alla validità dei dati tecnici riconosciuti come una base di partenza fondamentale e l'altro allo sforzo di depurare diciamo così, la nostra discussione dal punto di vista della sensibilità, anche che non possono essere compresse, ma che devono diciamo, alla fine provare a trovare una sintesi, è importante il lavoro di lavoro che prenderemo nelle prossime settimane vada davvero in questa direzione. Sì, insomma, più che una norma con paletti, io penserei ad una norma con opportunità e con maggiore responsabilità. Faccio un esempio rapidissimo, penso per esempio al sistema intermodale al sud, no? Al deficit che ha il sistema intermodale al sud, alla attesa che ha il mondo agricolo in quelle aree per poter meglio raggiungere i mercati nazionali e i mercati internazionali. Oggi lo fa tutto su come con grande impatto, probabilmente qualche investimento in questo senso deve essere considerato come consumo del suolo, considerato piuttosto in una dinamica di sistema come utilizzo saggio, equilibrato, ragionevole del suolo. Penso ai diritti, quelli che sostengono il sistema che qualcuno ha fatto con il Ministero. E poi non faccio polemica, la collega Brava non solo è cara ma è anche attenta. E mi fa parlare per 40 anni una tassazione sublinaria che tu Stato mi hai indicato come evitare. È evidente che non è un bonus da poco, è un percorso sul quale bisogna offrire e trovare soluzioni. Soluzioni, c'è un'esigenza di carattere sociale, evidente che c'è un'esigenza di carattere sociale, se misuriamo che bisogna ridurre il consumo del suolo, se misuriamo che lì quella attesa non è più misurata in chiave di dinamica o complessità sociale. Ci sono gli strumenti perequativi, dobbiamo vedere gli strumenti perequativi. Questo è il tema,
ed è uno dei tempi per non rendere tale vana questa nostra funzione. Buon senso, l'utilità, accanto a parametri certi per misurare quel bilancio di utilizzo del suolo e le eventuali necessarie innovazioni, e soprattutto utilizzare una norma che ho sentito e questo mi preoccupa, la leva fiscale. Utilizzare la leva fiscale come strumento essenziale per indicare una prospettiva di sviluppo, non solo delle crisi, una prospettiva di sviluppo del nostro paese. Grazie. Grazie all'onorevole Russo, mentre l'onorevole Moroni è dovuta tornare in aula per votare e quindi non fa il suo secondo intervento. Quindi davvero un grazie a tutti e quattro gli onorevoli senatori rimasti attorno a questa tavola rotonda, e adesso invito io il direttore generale dell'ISPRA Alessandro Gatti per le conclusioni di questa tavola rotonda.